Ci sono stati degli spunti molto interessanti anche nelle partite di ieri. Ovviamente voglio sottolineare, non mi piace fare i post partita, ma semplicemente perché non lo reputo molto affine al contenuto che voglio portare sul canale, ma preferisco concentrarmi su determinati aspetti che vanno oltre il bel gol, il risultato e tutte queste robe qui. E voglio partire da una delle partite serali, che secondo me è stata quella che mi ha dato un po' più spunti sia da una parte che dall'altra, o meglio, sia da una squadra che dall'altra. E vi sto parlando di Udinese-Juventus, finita con il risultato di 3-0 per Juventus, risultato messo in cascina già nel primo tempo. Per quanto riguarda l'Udinese, un pochino va la stessa cosa che ho detto per il Genoa. In una stagione, in un mercato nel quale hai perso Becao, non puoi sostituirlo con Cabasele. E questo è già la cosa principale da dire. Con un Neuen Perez che, tra l'altro, l'anno scorso ha giocato da centrale puro o da esterno o da braccetto di sinistra, adesso è stato messo cioè, ieri come braccetto di destra, quindi già questa cosa un pochino mi ha lasciato stupito. Sicuramente l'Udinese ha perso anche per errori individuali, perché comunque anche sul gol di Rabiot, bellissimo il cross di Cambiaso, ma Silvessi è uscito veramente così. Però di base è che secondo me l'Udinese, una squadra di A, non può avere in organico Biole e Perez, ottimi difensori, poi Cabasele per l'amore di Dio Dino, e poi Gessin e Abankua. Non puoi affrontare una Serie A così. E magari come braccetto di sinistra utilizzi Masina. Non lo so, veramente, questi giocatori mi ricordano tanto Ibani, Biraschi e insomma, questi giocatori qui. Ripeto, Cabasele a 32 anni non lo reputo assolutamente adatto là. E di contro è un 32enne che non è adatto, e in panchina è un 18enne, un 19enne come Gessin e Abankua. Quindi già questa cosa un pochino mi lascia, diciamo che mi perplime. Un centrocampo che è inesistente, un Zarraga totalmente abulico, un giocatore che secondo me potrebbe fare la panchina l'Udinese, ma niente di più. Ma comunque, ripeto, è stata una partita che è nata subito male per l'Udinese. Dopo 2 minuti, grandissimo gol di Chiesa, giustamente, in un inizio campionato, che è vero che le piccole tendono a fare un po' più di risultati, ma quando tu veramente mi affronti una coppia come Vlahovic e Chiesa, con un Weah che ti attacca, con un Cambiaso che ti attacca, tutte queste robe qui, avere i difensori come quelli che vi ho detto io, quindi Cabasele, un Neuen Perez messo in questa stagione come sostituto di Becao praticamente, e un Biol che a me piace tanto come difensore centrale. Insomma, questi 3 giocatori non sono stati sufficienti per arginare l'attacco juventino. Al di là anche qui dei gol, mi vorrei concentrare su Cambiaso, perché è veramente un giocatore partito in sordina, che l'anno scorso ha deluso abbastanza Bologna, non tanti lo amavano, però spiega anche lui nell'intervista post partita il perché di questa sua miglior prestazione, o comunque in questo suo maggior feeling con questa dopo questa prestazione, diciamo così. E il tutto deriva dalla posizione in campo, perché lui ha espressamente detto: l'anno scorso giocavo da quarto ed ero più basso, questo nuovo ruolo mi piace perché posso attaccare di più. Con Chiesa mi trovo bene perché a lui piace partire da sinistra per poi accentrarsi, e a me piace venire dentro al campo. Il mister mi ha detto che ho corso troppo. Quindi un po' di spunti interessanti. In primis Allegri ha detto: corri meno ma corri meglio, e poi insomma ha fatto riferimento a questo tandem a sinistra tra Chiesa e Cambiaso. Ricordo, Cambiaso è un ambidestro, quindi che succede? Avendo un Chiesa che ama accentrarsi, possono fare questo movimento a incrociarsi. Quindi se Chiesa si allarga, Cambiaso si stringe, scusate, Cambiaso avanza sulla sinistra, oppure se Chiesa si allarga, Cambiaso si va a stringere. Anche ieri ha fatto più volte quel tipo di movimento, Cambiaso a venire verso l'interno del campo. Un quinto moderno, totalmente, e sono d'accordo con lui dicendo che ancora Cambiaso è un terzino moderno, ma tipo alla Lazzari o a Bellanova, quindi che non sono tanto dei quarti bassi, ma sono dei quinti, in gergo, diciamo così.
vabbè, si ispira a Cancelo e tutte queste robe qui. In più, hanno intervistato anche Allegri e gli hanno chiesto: ha scelto Cambiaso per favorire Chiesa, come è nata questa idea? E Allegri ha risposto: secondo me Chiesa è un attaccante, d'esterno si isola troppo e diventa solo un giocatore di ripartenza. Chiesa deve essere un giocatore da 14-16 gol sull'esterno e un po' riduttivo. Sono anche d'accordo, nel senso che Chiesa deve essere messo al centro del gioco, nel senso lui è un classico giocatore che deve dire: Chiesa, trovi uno spazio e vai. Non è un giocatore che va tanto categorizzato in una porzione di campo. Lui è un giocatore che prettamente ama giocare sulla parte sinistra, insomma piede opposto, per poi appunto accentrarsi e andare a decidere la giocata. Certo è che poi deve avere appunto, come in questo caso Cambiaso, un giocatore che ti appoggi i movimenti, perché altrimenti... Una cosa invece che manca alla Juventus è un centrocampista box to box, che però abbia doti interdizione, come il vecchio Vidal, perché un buon box to box è Rabiot, però Rabiot è più bravo nello strappo, nell'inserimento, abbastanza completo, però manca veramente l'interdittore. Io penso che Miretti e Locatelli siano troppo fragilini, non tanto interdittori. Servirebbe veramente un centrocampista tosto, come ad esempio la Bib di Arrà, del quale vi ho parlato anche sul canale, che però ad ora, insomma, la trattativa sembra bloccato, quantomeno magari neanche mai partita, però c'è stato soltanto un interessamento. Andiamo, adesso vado un po' più veloce sulle altre, perché sono secondo me un po' meno spunti. Roma-Sernitana, finita 2-2, doppietta di Candreva, doppietta di Belotti. Sono contento per entrambi, per Belotti soprattutto, perché ha vissuto, diciamo, un anno e mezzo totalmente orribile, prima la fine della storia con il Torino, poi l'anno che non ha mai segnato. Sono contento per lui. Anche in questo caso difesa orrida, perché la Roma ha due giocatori che a me non piacciono per niente, Mancini e Smalling. Mancini, non lo so, ha un'irruenza, secondo me anche un'ignoranza calcistica abbastanza pronunciata, anche perché il primo gol di Candreva, ragazzi, ti sei fatto saltare come un pollo, eri fuori posizione e no assolutamente. Smalling, leader difensivo, vabbè, ha i suoi limiti, ma ormai lui dovrebbe essere un classe 90 se non ricordo male, non può più correggerlo. Ma a me Mancini proprio non piace, cioè non nazionale, no, per l'amor di Dio. Ecco, un difensore che non mi piace è Mancini, uno che è cresciuto benissimo nell'Atalanta, poi ha fatto il salto, si è perso. Nella Sernitana, contentissimo per Candreva, un Candreva che Sousa utilizzerà molto come trequartista, perché ormai ovviamente all'alba dei 37 anni, perché lui è un classe 87, non è più il fiato per farsi tutta la fascia, quindi... Che metta Mazzocchi, che metta Bradaric, che metta Sambia, chi pare, cioè chi pare a Sosa, però Candreva, insomma, lì può dare ancora il suo. Corre il giusto, ma ragazzi, ha un piede, ha fatto due gol clamorosi. Il primo appunto, Mancini fuori posizione totalmente, oh, veramente indicibile. Altra prestazione brutta, qua di Lazio. Perché in primis sono contentissimo per Almqvist, contentissimo per lui, veramente tanto, esordito veramente bene, però anche qui due gol in un minuto, il primo, il bellissimo gol di Almqvist, il mediano non si sa dove stava, non c'è il mediano, chi è il difensore centrale che ha accorciato, non ha accorciato praticamente, ha accorciato tardivamente su Almqvist, dovrebbe essere stato Patrick, se non erro. Comunque Patrick o Romagnoli non hanno accorciato bene, assolutamente. Almqvist ha fatto un grandissimo gol, ma tu lì, al momento che arriva il passaggio, sei pronto a intervenire in anticipo. Non puoi aspettare che l'attaccante prenda palla, perché poi roba che ti uccella. Nel secondo gol, anche la difesa centrale, un po' così, anche lì devi far sentire la pressione sull'avversario senza far fallo. Invece di Francesco si è girato giusto così, come gli andava. Sarri ha definito la Lazio, come l'ha definita in post partita, presuntuosa, un difetto che a volte ha avuto anche la scorsa stagione.
quando ti piace troppo, rischi che insomma la prendi in quel posto. Anche perché comunque la Lazio ha avuto un maggior XG rispetto alla Lecce, ma la Lecce ha tirato molto di più. E questa cosa deve essere foriera di indicazioni, anche perché Lecce giocava senza punta. Che strefezza punta non si può guardare, onestamente. Sono curioso di vedere quando verrà inserito pian piano Krstović. No, scusate, Krstović, bella punta, possente, che secondo me a sinistra strefezza, a destra Almqvist e in mezzo Krstović, secondo me il Lecce potrà dire la sua. Voglio concludere la mia analisi con l'ultima partita, insomma, Sassuolo-Atalanta, vinta per 2-0 dall'Atalanta. Un'Atalanta sfortunatissima, vi invito ad andare a vedere il video che ho realizzato ieri sull'infortunio di Elbilal Touré, ve l'ho spiegato in modo abbastanza approfondito, parlando anche del problema che ha avuto al quadricipite, o meglio all'inserzione del retto femorale. Però ragazzi, ha segnato CDK, ragazzi, ha segnato CDK. E tutti voi, cari miei amici, caro Francesco Vitale, caro Manfredi e tutti quelli di OCV Sport, di Calcio Amarcor TV, che quando parlavo di CDK tutti quanti che mi davano contro, e adesso mi tolgo una piccola soddisfazione e godo, perché CDK è stato sfigatissimo, perché ha fatto soltanto un gol, perché insomma, un po' di salvataggi, però sono contentissimo. Il fratello minore che vorrei a casa ha segnato il suo primo gol in Italia, anche lì sarebbe essere sfortunato, perché Musso gliela, consigli la presa di forse 5-6 cm dentro. Però insomma, fatto sta, si è sbloccato CDK che potrà diventare molto importante in Atalanta, e anche, vi dirò, in più ruoli, trequartista, falso 9, eventualmente mezzala, se dovesse giocare poi l'Atalanta con un centrocampo a 5. Veramente contento per un'Atalanta che ha tanti elementi interessanti e penso che farà bene quest'anno. A sensazione, poi magari mi sbaglierò, però insomma farà molto bene. Ovviamente fatemi sapere qui sotto cosa pensate dei temi affrontati, quindi Juventus, di Udinese, di Roma, di Salernitana, di Lazio, di Lecce e di Sassuolo e di Atalanta. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!